Ciao ragazzi, ben ritrovati sul mio canale YouTube. Intanto chiedo scusa a quelli che mi seguono appassionatamente per il colpevolissimo ritardo, ma l'avrete capito, purtroppo sono campione del mondo di pigrizia e procrastinazione nelle pubblicazioni. Però, ma nemmeno vi prometto che farò del mio meglio, dai, e così è. Detto questo, il prossimo video che vedrete vi mostrerà la cattura di una grossa corvina, di una cernia bianca, che mi ha fatto dannare, e poi vi racconterò il perché, è di una bella bruna. Per cui godetevi il primo tuffo in cui andrà tutto liscio, l'ultimo tuffo in cui catturo facilmente anche la cernia bruna, ma la cernia bianca, come vi dicevo, mi ha fatto patire le pene dell'inferno. Vedremo perché. Ciao! Questo spot è caratterizzato dalla presenza di alcuni grossi massi che appoggiano su un fondale sabbioso, creando così alcune spacche interessanti dentro le quali un paio di volte ci ho tirato fuori delle belle cernie, ma il più delle volte ci vedo sempre comunque dei grossi saraghi, delle grosse corvine o dei dentici girarci intorno. In questo tuffo vedo subito la presenza dei grossi esemplari di corvina che mi vengono incontro, per cui decido di non perdere ulteriormente tempo, spararne una e continuare a pescare in altri punti. E questo qui è il video incriminato della cernia bianca. Forse qualcuno di voi riconoscerà lo spot. C'è stato un video pubblicato lo scorso anno in cui facevo vedere tutta una serie di errori clamorosi. In particolare c'era un video in cui sbagliavo una enorme cernia bruna, un pesce stimato sopra i 25 kg, che in quel video lì era anche affiancato da un'altra cernia più piccola, molto più piccola, un pesce di 5 kg che poi qualche settimana dopo ho pescato. Ma era interessante vedere le proporzioni, la differenza abissale fra i due pesci, e io ovviamente ho sbagliato quello più grosso. Però in quel video si vede abbastanza bene questo spot, che è un bel posto dove ci ho fatto belle pescate, ho fatto in particolare una grossa cernia bianca sopra i 10 kg, ma che mi ha sempre messo un'ansia terribile. Pensate, io tutte le volte che scendo lì, in cuor mio, una parte di me spera di non incontrare cernie, di non incontrare questo tipo di pesci, perché l'idea di doverla lavorare in tana, se non dovessi fulminarla, è veramente angosciante per me. Cioè, ovviamente ci lavoro mentalmente mentre mi preparo il tuffo e quant'altro, però scendo sempre con una preoccupazione di fondo. Preoccupazione che fino al giorno in cui ho fatto questo video era stata vana, ma in particolare in questa cattura io sparerò questa cernia bianca che si infilerà proprio alla base di questo scoglio. Io vi ho fatto uno schizzo super professionale. Pensate che l'ho fatto 3 volte, questa qua è la versione buona, per farvi un attimo rendere conto dello spot. Ecco qua. Guardate, l'avessi fatto un bambino di 2 anni forse sarebbe stato più dettagliato, però anche le proporzioni sono veramente di merda. Io quando agguato le cernie cerco sempre di spararle come sono in questa posizione qui, cioè quindi aspetto che loro escano il musetto per spiarmi, le sparo e le tiro in testa, le sparo in testa prevalentemente, le tiro su via prima che si intaglino. Questa volta però la cernia l'ho trovata qui sulla base della cigliata, oltre lo scoglio, per cui non sono riuscito a tirarla via subito. E lei purtroppo è stata anche messa a filo, per cui non c'era nemmeno l'asta che le facesse da ostacolo, e si è intanata e ha fatto quello che le pareva dentro la tana. Fra l'altro sollevando un polverone clamoroso, perché il fondo è argilloso, per cui basta un minimo movimento per fare un casino e rendere veramente impescabile l'aria. Però
Per cui io sparo questa cernia, mi rendo conto di non tirarla, di non riuscire a tirare su subito, vedo che si alza un polverone esagerato e risalgo veramente disperato, cioè proprio in una condizione, anche perché lì sulla base del ciglio sono 40 metri, 41 metri, qualcosa del genere, ma non è la profondità, è proprio la conformazione e l'idea che avevo nella mia testa di questo spot, che in qualche maniera lo percepivo come pericoloso, come angusto. Per cui c'è soltanto questo video qui che vedrete dello sparo, poi però seguiranno altri 5 tuffi. Ora, se volete skippare e andarvi a vedere il video, vi capisco, se no vi spiego un attimo le minchiate che ho fatto. Allora, nel tuffo successivo, quindi quello subito dopo lo sparo, ho pensato di doppiarlo, ovviamente. Per cui scendo, ma trovo veramente a fatica, riesco a ritrovare la sagola, l'asta e quant'altro, e riesco comunque sia a scoccare un colpo che però non riesce a fulminare il pesce. Altro tuffo, scendo, provo a lavorarla senza sparare una terza volta, niente, non se ne viene. In tutto questo, io prima di arrivare sotto trovavo questo muro bianco letteralmente, per cui ero anche molto preoccupato di non riuscire bene a vedere il sagolino, che fra l'altro era stato messo in trazione con una buona superficie, quello del primo fucile. Il secondo fucile invece l'ho lasciato sul fondo apposta per evitare di avere due fili paralleli lungo i quali scendere. Insomma, tutta questa situazione comunque sia creava oggettivamente una condizione di pericolo, perché basta un attimo che ci si incastri alla cima messa in trazione, che a sua volta è incastrata con un pesce incastrato sul fondo, per cui questa veramente è una situazione abbastanza critica se non hai tutto sotto controllo, se non c'è una buona visibilità o altro. Poi in più mettiamoci il fatto che io psicologicamente non ero assolutamente nelle condizioni migliori, questa roba qua me la sono vissuta abbastanza male. Per cui terzo tuffo abbiamo detto scendo e non riesco a tirare fuori il pesce. Quarto tuffo, scendo con un raffio e provo a tirarla fuori, ma nemmeno con il raffio riesco a farla venire fuori e lascio il raffio sul fondo. Quinto tuffo, decido un attimo di mentalmente fare ordine e quindi decido di scendere e tagliare la sagola del primo fucile, perché poi mi rendo conto che in realtà non era incastrato il pesce, ma era incastrata l'asta. Per cui scendo, taglio il terminale del primo fucile, provo a tirar fuori, a far sfilare il pesce dall'asta, quindi lavorando sull'asta con la quale l'avevo doppiato, mi rendo conto che l'idea è giusta, perché il pesce incomincia, si può muovere, ma non riesco a sfilarlo completamente dall'asta. Per cui, sesto tuffo e ultimo tuffo, riscendo, riesco finalmente a liberare il pesce con la seconda asta, porto su il raffio e quant'altro, ma lascio lì e lo taglio il terminale con la prima asta. Niente, mi sono allungato, spero che non vi siate tagliati le vene nel frattempo, vi lascio questo tuffo e poi in ultimo ci vogliamo la cernia bruna, che viene su molto molto più facilmente. Un abbraccio e alla prossima.
Come avrete notato, la cernia si muove un attimo prima che io scoccassi il tiro e questo fa sì che l'asta non la fulminasse, ma gli entrasse nella parte centrale del corpo, quindi mettendolo a filo e dandole la possibilità di combinare un disastro in tana. Oh raga, complimenti se avete ascoltato tutto resistendo fin qui. Comunque questa cernia è una cottura molto più facile, anche se in qualche maniera applico un po' quell'agguato che spiegavo su quello schizzo. Anche qui, pur essendo un altro posto, scendo, intravedo la cernia sotto il ciglio durante la caduta e invece che cercare un approccio diretto faccio finta di essere disinteressato al pesce, vado in un'altra direzione per poi girarmi e agguatare lentamente strisciando contro la parte alta della cigliata nell'attesa di vedere appunto il musetto della cernia. Trovando la cernia particolarmente calma, decido di aspettare qualche secondo nella speranza di vedere qualche pesce più grande comparire, ma questo non succederà, per cui deciderò di sparare lei e anche lei verrà messa a filo, ma per fortuna riuscirò a tirarla via nello stesso tuffo. Oh raga, come sempre, se il video vi è piaciuto vi chiedo di mettere un like e se non l'avete già fatto iscrivetevi al canale. Ci vediamo prossimamente con tantissimi altri video, tutti da guardare d'un fiato. Ciao!